Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia, sui lavori dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In studio oggi qui al centro video di Palazzo Cesaroni i due consiglieri Giacomo Leonelli, consigliere regionale del Partito Democratico, anche presidente della commissione di inchiesta del Consiglio regionale e al suo fianco Marco Squarta, consigliere regionale di Fratelli d'Italia e portavoce dell'opposizione di centrodestra. Eh, consiglieri, parto dalle ultime cose decise dall'Assemblea legislativa e una è stata decisa alla unanimità, è stata approvata nell'ultima riunione in aula una mozione che chiede alla Giunta regionale, quindi la Regione deve intervenire presso l'ANAC, cioè l'autorità nazionale anticorruzione e i parlamentari affinché si cambi la normativa sugli appalti pubblici, eh, perché ci sono delle falle che sono sembrate molto evidenti, soprattutto nei lavori eh, tra Umbria e Marche con la Perugia Ancona e la società Quadrilatero, che si è eh, appoggiata. Alla Astaldi, la quale ha chiesto il concordato, e ci sarebbero quindi dei subappalti non pagati. Questi subappalti sono di aziende, imprese umbre che rischiano la chiusura, parliamo di centinaia di persone e anche centinaia di milioni di euro che devono essere pagati. Allora c'è un concordato, chi paga? Questo chiede la regione, lo ha chiesto in maniera unanime nell'ultima seduta eh, d'aula. Aggiungo che sia Leonelli che Squarta hanno presentato mozioni sempre sulle infrastrutture umbre, sui controlli eh, e quindi in ballo ci sono molti argomenti. Partirei da quest'ultima mozione con Leonelli, che tipo di intervento serve per risolvere una situazione molto complessa? Ma sulla questione dei controlli mi sembra appunto una cosa abbastanza... Pacifica che sia anche eh, alla luce di quello che è accaduto purtroppo a Genova, eh, sia giunta l'ora di eh, monitorare al meglio quello che è lo stato delle infrastrutture, in particolare i viadotti. Sappiamo anche che qui non c'è una competenza no, spesso diretta della Regione, perché poi sono di competenza ANAS, quindi di competenza statale. Così come sulla vicenda Astaldi è un altro elemento che è un po' è simbolico di questa uh, farraginosità diciamo, delle normative, ma più che delle normative no, che spesso no, si tende magari a regolarizzare, burocratizzare i percorsi, perché poi chiaramente sugli appalti sappiamo anche bene che sono uno di, quei, di quelle voci dove magari no, anche il malaffare è più facile che si possa insediare, però poi chiaramente assistiamo ad un meccanismo di scatole cinesi che è quello che un po' le ha raccontato. E quindi nel rispetto delle leggi eh, appunto ieri c'è stata questa approvazione di questa mozione che chiede alla regione di intervenire presso i parlamentari, perché a questo punto purtroppo il, il, eh, il noccio alla questione è, è a livello nazionale e è giusto che le imprese locali si rivolgano chiaramente all'istituzione più alta in grado in Umbria cioè la Regione. Però è anche vero che chiaramente parliamo di un appalto eh, di rilievo nazionale, con una società di rilievo nazionale, con chiaramente poi quelle che sono state le dinamiche che lei ha ricordato anche in maniera abbastanza chiara che poi però portano a una sofferenza delle imprese locali. La palla dunque passa a livello eh, superiore per la soluzione di questo problema. Squarta lei da tempo a livello di infrastrutture eh, sta portando avanti una battaglia, in particolare sta chiedendo quando finiranno i lavori sulla Perugia Bettolle, cioè eh, il consigliere Leonelli nominava il viadotto eh, Genna, ma insomma poi è una strada quella, è l'arteria che se si blocca o si rallenta incide su tutto il traffico perugino. So che lei ha fatto anche atti ispettivi al riguardo, quindi infrastrutture, non c'è purtroppo solo il ponte di Genova, ce ne sono tante di situazioni anche critiche eh, più o meno serie da, da risolvere, controllare, monitorare ecco in questo si svolge la vostra azione anche politica. Sì, io ho fatto due atti, il primo è quello di una mozione che poi è stata approvata all'unanimità, che impegnava la giunta regionale ad attivarsi presso ANAS affinché eh, Potessero essere nella maniera più veloce possibile controllate tutte le infrastrutture di competenza di Anas, quindi dalle gallerie, ponti, viadotti, visto anche quello che era successo a Genova. È stata approvata la mia proposta e credo che la Giunta abbia già, eh, o spero quantomeno, sia subito attivata presso Anas per questi controlli, che è il primo aspetto sì, fondamentale. La, no, una, prima la mia, poi la vostra la seconda la stessa è stessa poi è la stessa seduta, poi la seconda che riguarda l'interrogazione sul viadotto Genna, soprattutto questo riguarda i cittadini, la città di Perugia perché avete tutti visto i lavori sulle famigerate gallerie tra eh, Ferro di Cavallo e Ponte San Giovanni che bloccarono per circa un anno l'intera città poi avevamo notato che soprattutto sul viadotto Genna quindi tra Ferro di Cavallo e Madonna Alta, questi lavori nonostante fossero stati conclusi due o tre anni fa, ogni sei mesi venivano fatti dei riattoppi, abbiamo scoperto, ci ha detto l'assessore regionale, che in realtà c'è stata una presunta cattiva esecuzione dei lavori sulla, sul diadotto Genna e che quindi ora è stato fatto un nuovo appalto da parte di Anas e quindi dovranno essere rifatti di nuovo, quindi nuove spese, circa un milione e mezzo di euro e la città di Perugia che sta ancora una volta bloccata. E queste sono cose che nel 2018 non dovrebbero accadere perché parliamo di un tratto di strada che ha sostanzialmente una valenza fondamentale non solo per il capoluogo ma per tutta la circolazione, diciamo, una fetta importante di circolazione regionale. Detto questo, anche qui poi chiederemo se Anas ha controllato o perché eventualmente non ha controllato su quell'esecuzione dei lavori che oggi ci dicono a distanza di qualche anno che sono stati fatti male e che quindi occorre rifarli di nuovo e quindi paralizzare ancora una volta la città per, per tanti giorni e questo credo sia qualcosa di inaccettabile. Importante chiarire in un momento in cui ormai vediamo anche sui social fotografie di crepe sotto i ponti, insomma c'è anche un po' una psicosi perché è venuto giù quello di Genova, quindi tutta la gente sta focalizzando come non mai accaduto il problema infrastrutture. E... I lavori da fare sono parecchi. A Perugia si parla, consigliere Donelli, da molto tempo del nodo di Perugia. Sarà Ikea la soluzione di questo problema o eh, avremo mai l'Ikea a Perugia o è soltanto un eh, pur parlé di questi ultimi anni? Perché mi pare che i tempi vadano sempre eh, allungandosi. Ma guardi, il, il tema dell'Ikea è molto semplice. C'è un progetto che... Eh... Sta andando avanti, eh, diciamo che è partito di fatto da poco. Che prevede, intanto non prevede solo IKEA, prevede il raddoppio dell'attuale centro commerciale, per cui di fatto rispetto a quello che è lo status quo avremo un, uh, un triplicarsi dei, dei volumi. Ora il tema è questo: è vero che la società che sta portando avanti il progetto ha mh, proposto un mh, adeguamento della viabilità intorno. L'attuale centro commerciale di Colle Strada, oh, quello è il, è il punto, come tutti gli Umbri sanno, più congestionato dell'Umbria. Peraltro diventa con l'apertura per Perugia ancora un crocevia diciamo, della Tirreno Adriatica, perché di fatto sta in mezzo e tutti noi sappiamo già quali sono le criticità. C'è un raddoppio della viabilità su Foligno, c'è un raddoppio eh, diciamo, della viabilità da Foligno per Perugia. Ci sono nel progetto dell'Eurocommercial cioè della società che ha presentato il progetto stesso una viabilità dedicata da Perugia e da Foligno, cioè se tu vai al centro commerciale esci prima rispetto a quella che è l'attuale eh, organizzazione, però intanto manca una viabilità dedicata dall'area nord, quindi città di Castello, Umbertide, nonché Perugia Ancona, cioè tutti quelli che arrivano appunto dalla Perugia Ancona. Ma soprattutto al momento non c'è niente sull'ingresso a Perugia, cioè l'ingresso a Perugia che noi oggi quotidianamente vediamo intasato di auto dalla mattina alla sera, weekend compresi, e cioè la famosa rampa di Ponte San Giovanni, ad oggi non prevede nessun tipo di intervento. Io penso che lì o si, va, si deve andare verso il raddoppio dell'attuale ingresso oppure si realizzi questo benedetto nodo di Perugia. Noi l'abbiamo chiesto in regione, io sono stato primo firmatario di una mozione che ha chiesto il nodo di Perugia. Anas ci dice... L'altro ieri, eh, la Regione ha fatto di fatto tutto il possibile, ha lavorato, ha fatto gli atti che doveva fare, ma ad oggi presso il Governo non c'è nulla di tutto questo. Allora la mia domanda è questa, il Comune di Perugia e il Governo che peraltro in questa fase hanno un po' gli stessi colori politici perché è vero che la Lega non è in maggioranza è in Comune ma auspica ad entare, già ha detto che sosterrà il Sindaco Romizzi. Possono costruire un progetto o un'interlocuzione per evitare di far affogare Perugia dallo smog e soprattutto diciamo, Ponte San Giovanni, e quindi realizzare questo benedetto nodo di Perugia? Perché io ho veramente il timore che, al di là dell'insediamento del centro commerciale, questa cosa, se non risolta, possa essere la vera, eh, la vera criticità, insomma. Lei che si entrerà a Perugia passando tutti per il Pantano, per la strada. Questa cosa, scusi, a qualcuno dice ma Pantano l'accesso appunto è sopra Umbertide, non risolve comunque eh, no, il traffico eh, dell'area più, più a sud. Peraltro, eh, il tema appunto dell'accesso, ribadisco, è figlio anche di un lavoro che abbiamo svolto noi in Consiglio regionale e che vorremmo vedere l'attuazione presso il governo. Per cui spero che il Comune di Perugia possa portare avanti questa battaglia. Io l'ho buttata là. Nel frattempo vedo che il consigliere Squarta faceva dei cenni di disapprovazione mentre parlava al collega. Sì, no, quindi capiamo che pare che il PD sia contrario alla posizione di Ikea. Eh, su questo insediamento eh. perché mi pare che sia uscito la laurea in comune anche in regione ho visto che insomma, la posizione sicuramente non ha dato un voto favorevole ma detto questo perché poi sono anche delle legittime posizioni io credo che l'insediamento di Chea a Strade ovviamente io sono favorevole e sostengo la scelta che è stata fatta che è tutto il lavoro fatto anche dall'amministrazione comunale vorrei ricordare che oggi la situazione di, che c'è lì in quella zona che tra l'altro solo oggi il centro-sinistra si sveglia perché L'ipercopp fu fatta tanti anni fa, la viabilità fu fatta in quel modo, nessuno mai aveva detto A ah, a quella viabilità, che già oggi di fatto con la situazione Ma attuale, che la situazione attuale già è congestionata. Nessuno dice che oggi comunque ci sarà un forte investimento sulla viabilità da parte in primis di ANAS proprio su quella zona dove ci sono stati non persone magari come me o come Giacomo, allora che facciamo, non devi interrompere perché non ti interrotto io. Che magari non abbiamo fatto eh, studi particolari specifici, sono stati degli illustri tecnici che era quello che so io sono andati presso la commissione comunale e quant'altro che hanno già fatto vedere, dati alla mano. Con flussi anche recenti di previsioni di traffico, di quanto il massiccio intervento che verrà fatto prima dell'inserimento di Ikea su quella zona dia una svolta radicale in tema di aviabilità. Quindi non lo dice né dei politici che non hanno alcun tipo di competenza specifica, ma dei tecnici, degli illustri tecnici sentiti anche dal comune, sentiti un po' diciamo, da, da tutte le persone coinvolte, secondo i quali prima della realizzazione di Ikea ci sarà un investimento sulla viabilità su quella zona mai visto prima, un fortissimo investimento che, con dati alla mano, con il mole di traffico prevedibile, fatta da, ripeto, illustri esperti e non da magari politici come noi, che di viabilità o di ingegneria non ci capiamo poco o nulla, che da questo punto di vista eh, hanno fatto, hanno dimostrato come ci sia un intervento molto efficace sul piano della viabilità. Per quanto riguarda il mini nodo di Perugia, io vorrei dire una cosa perché poi qui eh, parliamo sempre del, di cose e poi vanno snocciolati i numeri e soprattutto le cose serie. Il mini, -nodo di Perugia, il mini nodo di Perugia fu una mozione sottoscritta sia da me che da lui di circa tre anni fa, votata all'unanimità, c'era già lo stanziamento da parte del CIPE, quindi era un progetto già reso esecutivo a livello nazionale del governo, La, noi chiedemmo con quella mozione che fosse subito attivata la Giunta regionale in maniera tale che i soldi fossero subito sbloccati per realizzarlo. Tre anni fa, quando al governo c'era il PD che si è inserito tre mesi fa il nuovo governo, per tre anni la Giunta non ha minimamente si è fregata del voto dell'Assemblea legislativa, non sollecitando il governo sulla realizzazione del mini nodo. Quindi sono tre anni che l'Assemblea legislativa aveva detto facciamo il mini nodo, per gli amici di casa il mini nodo vuol dire un collegamento. Che prevede una, diciamo, un nuovo collegamento, una Madonna del Piano fino all'ospedale Sant'Andrea delle Fratte. Quindi, tre anni fa la, il, il Consiglio regionale ha detto sì. Tre anni fa il governo aveva questo progetto finanziato anche con, so, con somme specifiche da parte del CIPE, quindi era tutto pronto, il governo doveva solo attuarlo finanziando. In questi tre anni il governo, prima Renzi, poi Gentiloni, ha fatto zero. Ora c'è questo nuovo governo che si è insediato da circa tre mesi, al quale noi abbiamo rinnovato come Consiglio regionale, ieri spero che a differenza dell'altra volta la Giunta regionale invece che la mozione approvata per cui se ne è strafregata questa volta in maniera solerte la invii al Governo e vediamo questo Governo, anche qui diciamo concordo con il Consigliere Giacomo Lunelli, se questo progetto che era reso esecutivo per il quale il PD per tre anni ha dormito e non ha fatto nulla nonostante il CIPE avesse finanziato i soldi, vediamo se questo Governo in maniera esecutiva arrivi ad applicare questa forma che è sicuramente molto molto importante. Questa volta vedo che a dissentire sì, è il suo collega Leonardo. Se lei. però replichiamo Paolo: io eh, capito, ho però, dici, cose Lui iniziative. ha avuto sempre primo, più spazio, primo che non, no, finiamo domani mattina: prima che non è vero che parli di due o tre anni, perché di tre 2016 anni fa, la mozione, due anni e mezzo e fa. Quindi già so, era di febbraio. 2016. Guarda 16, quando è stata approvata? Febbraio 2016. Detto questo, come sai, sulle infrastrutture non c'è un, eh, diciamo così, un. Eh, Ah, la non non c'è un'immediatezza eh, del fatto che tu, poi tu chiedi l'immediatezza di un governo di tre mesi? Io non chiedo l'immediatezza. C'è una differenza: c'è una differenza. Se prima il tema del nodo di Perugia era una criticità, voi due anni e mezzo oggi con l'insediamento di Ikea non fatto. oggi il con l'insediamento stanziato le, le risorse oggi, voi per due anni e mezzo avete vabbè, dormito. Allora, e oggi avete se pensato prima era una criticità, oggi con l'insediamento di Ikea è un'emergenza perché in due anni e mezzo non avete fatto il nodo perché in due anni e mezzo non avete fatto il nodo. A parte che non si realizza in due anni e mezzo almeno. Ah, tu lo chiedi a un governo di tre mesi? Lo chiedi a un governo di tre mesi. Ma che c'è un elemento nuovo? Oh, no? L'elemento allora, nuovo è che voi andate accelera, avanti con il progetto su Ikea senza. Accelera. senza accelera. La voi andate avanti voi per due sul anni progetto e mezzo, il progetto ricordo. Fregandovene completamente della qualità della vita degli umbri, e fregandovene completamente della qualità della Questo salute di quelli che abitano a Ponte San Giovanni. Ha preso ufficialmente il consigliere perché se prima era una criticità, Oggi è un'emergenza. Se non capisce questo, consigliere Squadra, che con, con l'insediamento di Ikea c'è un volume di traffico, Ass infatti, c'è un investimento sulla mobilità come mai visto. Cioè ma l'investimento sulla, sulla viabilità sulla viabilità, lei con, dice dica, quello che ha lei, lei, lei Si agita perché lei si rende conto che per no, tre anni sul minioro non, mi non, mini non avete fatto nulla. Sul mini per tre anni, ma basta, sto dicendo, l'ho detto io. Sul mini -nodo, perché il governo non ha fatto nulla? Io. Perché non ha fatto nulla dal 2016? No, al non non ha fatto nulla, le ho detto che in due anni non si realizza. Diciamo così, dalla sera alla mattina, un'infrastruttura Perché la giunta regionale non si era attivata subito nel 2016 vabbè, per dire facciamo il mini C'è un disco rotto quando finisce eh, la eh, batteria. Vabbè, allora andiamo avanti. Allora, no, perché scusi, quello che lui dice, Squarta facendo no, la mininodo. parte di quello che conosce le cose, l'ho detto io, cioè dell'investimento di ANAS intorno al centro commerciale, l'ho detto io, ok? Quando sono intervenuto, non ha parlato. Il problema è che di Squarta, che non ha ancora capito, che se prende un compasso. E punta il centro sul centro commerciale e fa il cerchio. Ok, è vero che intorno al cerchio, o meglio, dentro al cerchio, l'investimento di Ana ci sarà. L'ho raccontato io, il raddoppio su Foligno e il raddoppio su Perugia venendo da Foligno. Ok, il problema è che all'estremità del cerchio del compasso, rampa d'ingresso a Perugia, non c'è nulla. Quindi è vero che loro dicono in quella zona il problema, il problema verrà sicuramente, eh, se non risolto, migliorato. Ma appena fuori quella zona, tradotto, appena fuori quello che è il cerchio stretto intorno al centro commerciale, diventa un imbuto eh, catastrofico. Allora, la posizione del PD, così almeno evitiamo anche di mettere in bocca gli altri cose, qui non c'è una pregiudiziale a prioristica su Ikea o sull'insediamento di Ikea, ok? L'abbiamo detto. In comune sono usciti dall'aula per il semplice fatto che hanno semplicemente chiesto un consiglio grande, cioè una partecipazione con la comunità cittadina. Dovuto da, statuto, dovuto da statuto Ma siccome loro devono fare i loro accordicchi per fare le sostituzioni in giunta dell'assessore che è andato a fare il parlamentare, deve entrare un altro consigliere a fare l'assessore, si devono diciamo, sbrigare. Beh, e si devono sbrigare, evidentemente. Comunque loro, anziché fare il consiglio grande, che poteva essere un'occasione per i cittadini di esprimere le proprie perplessità o anche i propri suggerimenti, hanno voluto approvare, diciamo, già l'atto in consiglio comunale. Faccio presente che avrebbe ritardato questa cosa, se no di un mese, di un progetto che ve, dovrà vedere la luce nel 2021-2022, non è che è un mese sposta molto. Peraltro, dovuto da statuto, gli hanno detto, beh, lo faremo dopo l'approvazione. Giustamente, i consiglieri, come il PD, hanno detto, ma non è che noi ci facciamo portare per il naso. Prima approvi il progetto, poi mi fai fare la partecipazione. Non è, non è che facciamo la parte dei fessi. E quindi sono usciti dall'aula. Personalmente, io ho detto semplicemente una cosa, Bene. che non ho la, la pregiudiziale la su idea, Ikea, idea. dopodiché, secondo me, è fondamentale intervenire su quel pezzo di, di infrastruttura, e quindi l'accesso a Perugia. Mi pare, che per le così, mi pare che le posizioni sono chiare. Adesso poi il tempo dirà come si evolverà la situazione. Volevo portarvi un po' da un'altra parte, spostarci anche per cambiare un po' argomento perché di infrastrutture abbiamo parlato, avete esposto le vostre posizioni, abbiamo coinvolto. È chiaro che si parla più di Perugia oggi perché con due consiglieri regionali, entrambi provenienti dal capoluogo, l'attenzione inevitabilmente va lì. Nel tempo che ci rimane, volevo spostarmi in direzione del lago Trasimeno, cioè siamo sempre nel Perugino, anche perché eh, con lei, Leonelli, tempo fa avevo parlato del problema dei chironomidi e ce ne sono anche altri. Allora, intanto, per correttezza vorrei che prima Marco Squarta mi dicesse come ha trascorso l'estate al Trasimeno, perché anche Squarta ha più volte ribadito che... Intorno al lago, dentro al lago, c'è molto da fare. Poi parlo con Leonelli un'altra La questione del lago, io, tra l'altro, sono perugino, nata a Perugia, però tutta la mia famiglia nativa è del lago Trasimeno di Passignano, quindi conosco benissimo quella zona. E eh, purtroppo quello che sta avvenendo al lago Trasimeno. Anche se eh, diciamo il consigliere Leonelli, devo dire che è l'unico in questi ultimi anni se ne è occupato da parte del, del Partito Democratico e del Centro Sinistra che ha sollevato questa questione, eh, tutti gli altri, per decenni il lago è stato totalmente abbandonato dalla Giunta Regionale su politiche del lago. Perché l'invasione dei moscerini chironobili, che sembra una sciocchezza, ma per chi vive di turismo come il Lago Trasimeno significa essere invasi ogni anno di questi, di questi animali, determina veramente dei danni incalcolabili e per gli ultimi anni non è stato fatto nulla. Vogliamo parlare del dragaggio del lago Trasimeno, di tutto il problema che scende alla manutenzione delle sponde, che da anni non è stato fatto e le condizioni in cui c'è stato il lago Trasimeno in questi ultimi anni nessuno ha fatto niente, se non il consigliere Giacomo Lonelli che ha sollevato la questione. Ho sentito anche un illustre ex presidente della provincia che ha parlato di lago Trasimeno, gli vorrei dire ma quando eri presidente della provincia e fino ad oggi che cosa è stato fatto? Lago Trasimeno vive in una situazione di abbandono per una totale dimenticanza da parte di chi ha governato la regione in questi anni: dalla mancata manutenzione delle sponde, dai mancati dragaggi, da una mancata visione di investimento verso una risorsa che può essere veramente uno degli aspetti più importanti del, per il rilancio del turismo, e soprattutto una mancata e preventiva presa di posizione su un problema che sembra un po' stupido se uno parla dei moscerini e dei chironomini, ma per chi vive di turismo sa i danni prodotti. Quindi purtroppo il lago in maniera chiara è stato veramente abbandonato dalle, dalle politiche del centro sinistra degli ultimi anni e che credo non meriti tutto questo e speriamo che ci sia subito una forte invenzione di tendenza, come anche le risorse comunitarie, ce n'erano diverse, purtroppo in ritardo vengono incominciate ad essere impegnate e diciamo una situazione che è poco tollerabile. Forse su questo argomento non ci sarà scontro tra voi due, perché, eh, come ricordava lo stesso consigliere Squarta, Leonelli ha più riprese. La, la, la volta scorsa ci scherzavamo, ma giusto per sdrammatizzare, perché il problema dei moscerini e dei chironomidi è serissimo, cioè è, disturba in maniera... Adesso c'è questo... Lei ha tirato fuori anche il problema del dragaggio, e anche Squarta conferma che c'è anche questo problema. Insomma, qua, che cosa si può fare per avere la prossima estate un Trasimeno in perfetta efficienza? Intanto metterci un po' di soldi, è brutale dirlo, ma è, cioè, il tema è questo, il tema dei, dei chironomidi non è che l'invasione c'è stata tutta l'estate, l'invasione c'è stata dal 15 agosto in poi, perché? Perché si è intervenuto mettendo oh, x migliaia d'euro, ma il problema è che ne servivano 10-20 mila euro in più, per cui finiti diciamo, i soldi del prodotto, finite le risorse per il prodotto, per la bonifica, <ride> poi sono tornati, tanto che se voi andate a sentire il problema non c'è stato a giugno luglio, e neanche i primi d'agosto c'è stata la metà d'agosto in poi. Eh, quindi bisogna metterci più soldi, così come sulle manutenzioni, Arriver, arriveranno eh, parecchi milioni di euro al lago. Non sono completamente d'accordo, non sono d'accordo col discorso di Squarta, che ovviamente lui dice che è stato completamente abbandonato. Perché i soldi sono arrivati in passato, anche in questi anni, attraverso i fonditi, i fondi europei, oltre 10 milioni di euro. Il problema è che la gestione, anche qui, è un po' troppo burocratizzata. E poi eh, quando si va a ragionare con i sindaci, magari i sindaci lì per lì pensano di intervenire più sulla manutenzione del proprio comune o sul diciamo, livello territoriale, non sempre mantengono magari una visione generale del lago Trasimeno che è quella che servirebbe. Eh, concludendo, il tema del dragaggio è un altro tema che molti ci sfottono ma sbagliano, cioè lì c'è un problemino, le barche in alcune zone non escono più dalle darsene, in particolare le barche dei pescatori che fanno questo di, di lavoro, non i pescatori che la domenica si divertono col figlio, mh, quelli che diciamo lo fanno di lavoro. Bisogna effettuare il dragaggio, ma fin qui dice tutto tut a posto, dice chi è che non è d'accordo. Il problema è che, secondo l'interpretazione legislativa nazionale, i fanghi sono rifiuti speciali per cui meritano uno smaltimento particolare, e particolarmente costoso, è. Eh. Per cui no, capite da soli. Interpretazione, sì, eh. sì, è un'interpretazione. Infatti, no, io, no. io, infatti, spero che nel prossimo bilancio questo tema si possa affrontare anche con una, diciamo. Uh, intervento legislativo del Consiglio regionale perché non è pensabile che noi appunto torniamo al discorso da Staldi cioè che per quelle che sono le interpretazioni le leggi l'intersecazione delle norme regionali e nazionali poi alla fine eh, a, 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 a rimetterci siano i cittadini e i lavoratori perché in questo caso appunto noi abbiamo i fanghi che non vengono smaltiti e chi ci rimette sono appunto i pescatori che non possono andare a lavorare. Per cui al di là del tema eh, politico nel suo complesso servono più risorse per il lago, servono intanto più risorse, perché servono più soldi, più soldi per le manutenzioni, più soldi per l'intervento ciceronomidi, servono più soldi. Quindi questo è un punto, è, diciamo, non capisco che non è un ragionamento di particolare eh, così, eh, altezza o di particolare <ride> visione, ma è, questo è. E poi serve però appunto intervenire su queste criticità legislative. Concretamente risolvere i problemi di gente che lavora, quello che ho capito, ma non date. è solo una questione di, appunto, di, di, di vacanze al lago. Beh, Tutto... Poi è gente che lavora anche quella, perché quelli che vengono in vacanza fanno lavorare i ristoranti gli Alberta. Esatto, certamente. E avrei altre domande, ma non c'è più il tempo per porvele, quindi le, le riservo ad una prossima volta. Vi ringrazio, il vostro dibattito è stato acceso, il che va bene, si sono chiariti ancora di più. Le, le, le vostre posizioni vi ringrazio per essere stati eh, ospiti quest'oggi e ringrazio naturalmente tutti quelli che ci hanno seguito a casa appuntamento fra una settimana